a me non parlate di queste formule campo largo, campo largo. Per il Movimento 5 Stelle esiste solo il campo giusto. Campo giusto significa che valutiamo le proposte, se ci sono le condizioni possiamo anche condividere una battaglia con altre forze politiche, che ci assicurino però in termini di serietà, di impegno, anche di protagonisti ovviamente, di interpreti che propongono per realizzare queste battaglie, la massima affidabilità. A Foggia queste condizioni si sono verificate, realizzate, le nostre battaglie, i nostri obiettivi politici sono stati ben apprezzati da un'ampia coalizione, quindi abbiamo un campo giusto, non campo largo. Il movimento è per allargare il campo, noi siamo molto ambiziosi, non per consegnare il campo a una coalizione, un mero cartello elettorale. Perché è iniziato da qui questo tour qui a Foggia? Perché questa è una città a me cara innanzitutto, una città in cui anch'io ho vissuto alcuni anni splendidi, alcuni ricordi ormai lontani della mia giovinezza. È una città che ha bisogno di grandissima attenzione per una risposta dello Stato. Questa è una città in cui abbiamo un'organizzazione criminale, abbiamo organizzazioni criminali mafiose che hanno alzato la voce con la violenza delle bombe. E qui già quando eravamo noi al governo Conte 2 abbiamo alzato invece la voce, la risposta dello Stato con la DIA e ovviamente con il rinforzamento delle forze di polizia, chiedendo anche ai magistrati bari che si occupano di questa mafia, chiamiamola mafia a tutti gli effetti, di poter essere qui a tempo pieno. E qui il movimento riparte per far rialzare la testa a questa città. E partiamo da un dato che i foggiani non devono lasciare che si disperda, che venga dimenticato. Qui si parte da un'amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni mafiose. Partiamo da qui e discutiamo e facciamo questa campagna elettorale. Grazie.